Io e Samantha andremo finalmente a una festa di compleanno a tema Frozen. Che bello, non vedo l'ora. Visto che abbiamo un po' di tempo a disposizione, potremmo iniziare a ballare adesso. Siete già pronte? Oh, Sammy! Sammy, non dovresti spaventarci in questo modo. Dove sono i regali? Io non vedo niente. Tranquillo, realizzeremo dei cosmetici ispirati ad Elsa. Volevi dire ispirati ad Anna? No, Elsa, Anna! Non potreste fare dei regali ispirandovi ai due stili? È una giornata così bella, non c'è bisogno di litigare, giusto? Assolutamente no, è una sfida, i regali in stile Anna sono più cool. Sbagliato, lo stile di Elsa è migliore, vuoi scommettere? Cominciamo. Ti mostrerò come fare i regali giusti. Ed ecco Samantha che prende il comando, sapevate che l'acqua può ricordare le cose? Non ci credo, allora parlami un po' di quest'acqua, sono curiosa. Ok, scopriamolo, non fare rumore, ho bisogno di silenzio. Sto perdendo la pazienza. L'acqua che hai versato mi ha detto che vuole tornarsene a casa, su! Ferma, ti rovinerai il mio progetto, non posso assolutamente perdere. Tutto qui, il tuo balsamo per le labbra sembra davvero banale. Ho cominciato adesso, creerò delle decorazioni con l'argilla. Ho già capito che vuoi fare, tieni, ti serve questo. Sto provando a modellare Sam, cioè Olaf, devo dire che oggi si somigliano. Non è giusto, stai cercando di portare il nostro piccolo giudice dalla tua parte. Gelosa? Perché non fai come me? Vieni qui, ti do un caldo abbraccio. No, non pensarci neanche. Sembra che tu stia un po' esagerando. A proposito, il mio balsamo somiglia un po' a lui. Che bel tipetto. Ehi, potrò anche somigliare ad Olaf, ma non mi sto ancora scegliendo. Ups, non è vero! Bottoni, proprio quello che mi serve per il pupazzo di neve. Uno slime è in pericolo, mi sono caduti i bottoni. Hai solo bisogno di rinfrescarti. Il nostro slime si è un po' surriscaldato. Grazie, così va meglio. Il balsamo per labbra con Olaf sarebbe un perfetto regalo per Anna. Per adesso, ma Elsa può fare ancora di meglio, vedrete. Sammy, mi dai una mano? Ho un compito per te. Sì, dammi solo un attimo, ho ancora un po' di freddo. Lascia prima che mi riscaldi. Ok, ti aspetto. Eccomi, lascia fare a me, lo mescolerò per bene. Ecco qui. Upsi, forse ho esagerato un po'. Non preoccuparti, è esattamente quello che mi serve per la mia idea regalo. Ci metterò sopra il sigillo di Elsa, tanto per dimostrare la mia tesi. Ma dai, il tuo balsamo per le labbra è assolutamente banale, niente in confronto al mio. In realtà non ho finito, ho una custodia che sembra un cuore di ghiaccio. Amici, dateci un pollice in su se volete vedere i migliori cosmetici. E congelati, su! Allora che te ne pare? Sammy, non congelare niente, mi serve ancora così. Piuttosto fammi aggiungere del colorante, su. Non dimenticare i brillantini. Forse avremmo dovuto decorare anche te, portarti come regalo. Sono allergico ai brillantini, acciù! Samantha, dove sei andata? Sam, potresti aiutarmi a raffreddare un po' quest'acqua? Mi servi tu. Ok, segui i miei ordini e congelati! Mi senti? Grazie, ora possiamo unire le due metà del cuore ghiacciato. Vediamo di completare il lavoro, congelati ancora. È meglio che lo metta in freezer. Non posso perdere, questa volta farò un regalo molto più bello. Ciao, posso unirmi a te? Certo, mi piacerebbe molto. Mi piace moltissimo creare qualcosa, ora guardami, la farò diventare bellissima. Ehi, che succede qui? È stata un'idea di Sam, davvero, io sto solo dipingendo. Mi hai tradito, hai fatto un torto al giudice. Ok, risolvete la questione tra voi, io disegnerò le mie renne, la principessa Anna ama le renne. Wow, è ancora più bello di quanto immaginassi, comunque nessuno è paragonabile a me. Tranquilla, sì, io troverò qualcosa di carino anche per te. Non questo, ops, no, neanche questo, no. Ombretti volanti potrebbero diventare un ottimo regalo. Sarebbe interessante vederti provare a battere le mie renne, vai pure. Cosa? Ghiaccio? Siu, stai usando di nuovo la magia? Cosa cantava Elsa? Il freddo non mi ha mai dato fastidio. Ed ecco la base per la mia palette ispirata ad Elsa. Fai un restyling anche per me, per favore. Certo, Sammy. Guardatemi tutti, sono il re della neve.
Sono sicura che tutti ameranno i miei ombretti coi fiocchi di neve e il mio regalo è quasi fatto. Permettetemi di aggiungere alcuni dettagli molto importanti. Samantha, hai rovinato la creazione di Sio, non stai giocando lealmente, non tirarmi popcorn. Fermati o ti dovrò penalizzare. Ehi, è davvero buono. Va tutto bene, tranquillo, posso sistemare io il tutto. La magia di Elsa ha trasformato i popcorn in magnifici strass. E adesso ti congelerò, torna qui. Ridammelo, hai già preso l'unico specchio. Ehi, smettetela, così lo romperete, basta. Dovete essere... Acciù, torno subito, acciù, ma è terribile, acciù. Mi spiace. Aspetta, potrei davvero trasformare questa spugnetta e farla diventare un regale? Bene, chi è l'esperto creatore adesso? Acciù, non ti preoccupa che io starnutisca così tanto. Stavo aspettando che tu finissi e apprezzassi la mia idea. Lasciate che vi mostri un trucco. La mia spugna sembrerà una carota. Acciù! Guardate chi è questo simpatico coniglietto. Non esistono gli slime coniglietti. Hai ragione, oggi interpreti Olaf, me ne ero dimenticata. Magari ti piacerebbe comunque un naso a carota? È come se un'ape avesse punto il mio bel nasino, accidenti. Ah, no. Sono sicura che la mia spugna verrà molto meglio. Elsa una volta ha costruito un pupazzo di neve vivo. Non dovrebbe essere così difficile, no? È questo il tuo Olaf, devi impegnarti di più. Ho appena iniziato, aspetta di vedere il risultato finale. Sammy, dove sei? Sono nel bel mezzo della creazione. Eccomi, beh, per adesso la nostra competizione è in parità. Sei arrivato in tempo. Questi pezzi staranno benissimo sulla mia spugna, guardate che bel regalo. Ok, bene, i regali in stile di Anna saranno comunque i migliori. Questo no, questo nemmeno, no. Ehi, smettila di lanciare roba! Ci sono quasi, aspetta. Dove siete finite? Come faccio a giudicarvi? Voilà, ecco la base per la mia creazione, un pennello da trucco. Dammelo, ti multerò per aver attaccato il giudice, forza! Sammy, cambierai idea quando vedrai il mio regalo. D'accordo, per adesso lascio la spazzola qui, ma vi tengo d'occhio. La principessa Anna ama i dolci, perciò voglio creare una spazzola fatta di caramelle. Ottima idea per un regalo originale. Farò finta di essere Babbo Natale e ti aiuterò. Sio, vuoi provare? Forza! No, non se ne parla, ho in mente qualcos'altro per la prossima festa. Congeliamo questo pennello intanto. Wow, ha funzionato! Devo soltanto dipingere l'impugnatura con dei colori simili al ghiaccio. Ti aiuterò a mescolare il tutto, i dettagli sono quasi pronti. Au, chi è? Ehi, non vedo niente! Molto strano. Sì, ho finito, tieni, puoi prenderlo. Grazie, c'è qualcosa che non mi convince qui. Ora sì che si ragiona, mi piace molto di più. Ecco come funziona la magia. Come ti pare, i miei regali sono comunque migliori. No, i miei sono meglio, Sammy! Sammy, salvami! Questa sfida è andata fuori controllo. Che cos'è stato? Dove sono finite tutte le creazioni? Sammy, le hai nascoste? Ti prometto che non litigheremo più, dai! Calma, le ho tutte sistemate in un unico posto. Allora, Sammy, sei pronto per andare alla festa? Certo, vi stavo aspettando entrambi, allora come sto? Alla grande, siamo tutti pronti. Hai sbagliato di nuovo, questo è il biglietto che useremo, vedi? Eccoci, risiamo, amici, vi sono piaciute le nostre creazioni, allora dateci un pollice in su, ci vediamo!